gridate, 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 sai a me che me ne importa. Siamo con Diego Fusaro, ricercatore di storia della filosofia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. I suoi interessi di ricerca orbitano intorno alla storia della filosofia e alla filosofia della storia, con particolare attenzione per il pensiero di Fichte, Hegel, Marx e Gentile e per la storia dei concetti tedesca. È un autore molto prolifico, tra i suoi libri figurano titoli come Bentornato Marx e Minima Mercatalia. Grazie per essere con noi, Diego. Grazie a voi per avermi invitato. Avremo alcune domande abbastanza veloci. E la prima. Generalmente si tende a separare la filosofia dall'economia. Secondo lei tra queste discipline c'è o dovrebbe esserci una interdipendenza o altro tipo di rapporto? Il fatto che si tenda a separare la filosofia dall'economia è uno dei drammi, non il solo naturalmente, uno dei drammi del nostro tempo ed è ideologicamente non neutro, perché corrisponde in parte al sogno di un'economia che non si fa più giudicare e conoscere da un sapere che non sia l'economia stessa. Ora, lasciare l'economia agli economisti significa essenzialmente lasciarla priva di uno sguardo critico, contestativo e valutativo, a tal punto che io nelle mie ricerche sostengo che l'economia, gli economisti stanno all'economia come i teologi stavano a Dio, nel senso che manca uno sguardo critico sul proprio oggetto. Quindi la filosofia non può essere esclusa, deve avere una sua interrogazione radicale anche nel tema dell'economia. Appunto, l'ideologia oggi dominante tende a privare la filosofia della possibilità di intervenire sull'economia, ma è già una, potremmo dire, un portato ideologico del nostro tempo, quello di un'economia che non si lasci più giudicare, che diventi una forma di teologia. Ora, dal mio punto di vista, e ampia parte dei miei lavori sono consacrati esattamente a questo tema, la filosofia deve occuparsi anche dell'economia, non solo naturalmente, ma anche dell'economia. In che senso? Nel senso che in estrema sintesi, non starò qui ad avventurarmi in un tentativo di definizione di che cos'è la filosofia, ma in estrema sintesi la filosofia si occupa della totalità, dell'intero, laddove invece le scienze, fra cui l'economia, si occupano della parte sempre, astratta dall'intero. La filosofia si occupa dell'intero, della totalità, del senso totale della realtà in cui siamo. E all'interno di questo senso totale vi è ovviamente anche il cotè economico rispetto a cui la filosofia deve prendere posizioni interrogandolo all'interno della totalità. Quindi la filosofia non può non occuparsi dell'economia, a maggior ragione oggi, nell'epoca del capitalismo in cui l'economia è la scienza dominante, in cui l'economia diventa una forma assoluta che si pretende non giudicabile né valutabile. Per cui nel mio libro, soprattutto Minima Mercatalia, Filosofia e Capitalismo, ho esplicitato e sviluppato questo tema. La filosofia deve criticare l'economia, deve prendere posizione rispetto ad essa, deve conoscere il mondo che innalza l'economia a forma di sapere indubitabile. E questo con buona pace dei teologi della globalizzazione, cioè gli economisti, che pretenderebbero essere il loro oggetto qualcosa di non criticabile né conoscibile. Sono essi stessi vittima di quello che nei quaderni del carcere Gramsci chiama, con un'espressione a mio giudizio impeccabile, il cretinismo economico. Il cretinismo economico, cioè appunto quel dogmatismo accecante tale per cui l'economista oggi non mette mai in discussione il proprio oggetto. No? L'economia è il successore logico della teologia oggi. No? Il mercato stesso, almeno come imposto io il discorso nei miei lavori, è il successore logico e cronologico della teologia, no? Il dio mercato, monoteismo del mercato. Questo peraltro è potremmo dire una logica interna allo sviluppo stesso del moderno capitalismo, se pensiamo che già Adam Smith, nel suo celebre scritto sulla ricchezza delle nazioni, trasferisce dalla divinità tradizionale all'immanenza del mercato capitalistico le prerogative tradizionali della divinità, no? La mano invisibile è il modo in cui entra nell'ambito, nel piano immanente del mercato economico, la prerogativa divina della provvidenza. E si potrebbero fare mille altri esempi in cui non mi avventuro, ma solo per dare un cenno fondamentale sulla
non dico sulla, potremmo dire sulla necessità, ma sulla imprescindibilità di uno sguardo filosofico per interrogare l'economia. La cito. L'euro, in un colpo solo, ha cancellato 150 anni di diritti sociali. Pensa che questo processo sia stato intenzionale o che sia frutto di scelte scellerate, di politica come di economia? Ma sì, io ho sostenuto questa frase e la rivendico. Non solo l'ho sostenuta, ma l'ho anche scritta e quindi non ho problemi a ripeterla ad abundantiam, tanto più nell'odierno regime eurocratico in cui si discute di tutto fuorché dell'euro, no? I dibattiti televisivi, sui giornali, non mettono mai in discussione il dogma eurocratico, eh? Si può discutere di tutto, ma non della necessità di uscire dall'euro. Per cui rivendico questa frase che non è pura provocazione, ma come ho cercato di mostrare, fotografa una situazione di fatto, in cui l'euro ha disegnato quella vera e propria Guernica sociale che è il nostro presente, è il nostro presente. Dal mio punto di vista, l'euro non è una moneta, come ci ripetono gli economisti con la loro solita ideologia che presenta lo stato di cose come naturale, necessario, non valutativo, neutro, asettico. Niente affatto. L'euro non è una moneta, ma è un preciso metodo per governare le vite e la politica. L'euro è, potremmo dire, l'emanazione di quella teologia dogmatica che è il neoliberismo. Il neoliberismo ha come proprio principio fondamentale, per farla breve, la destrutturazione del politico e la sostituzione del politico stesso con l'economico assolutizzato, nella forma di cui prima dicevo del nuovo Dio. L'economico diventa il Dio a cui tutto deve sottomettersi e il politico viene disgregato. La condizione neoliberale è questo, è. La distruzione del politico e la sua sostituzione con il mercato sovrano, con l'economia sovrana. Cosa c'entra questo con l'euro? C'entra perché la creazione non democratica dell'euro, e anche questo andrebbe sottolineato, non democratica, giacché non siamo stati interrogati circa l'opportunità o meno di accedere all'euro, cosa su cui si riflette spesso troppo poco. Ebbene, la creazione della moneta unica è servita, come potremmo dire, valenza ideologico-politica dell'economia, del nomos dell'economia, quindi della visione neoliberale, la quale ha, tramite l'euro, disaggregato le residue sovranità nazionali che permettevano all'interno dei singoli stati nazionali di far valere quella che con il politico di Platone mi piace chiamare la politiche techne, la tecnica politica in grado di tenere insieme l'ordito sociale in modo che non prevalessero, come invece oggi accade, le logiche funeste del troppo e del troppo poco, dell'eccesso di ricchezza e della povertà totale, che sono i fondamenti della destrutturazione della comunità. All'interno dello Stato nazionale questo non era possibile, perché lo Stato era pur sempre garante, sia pure in modi non sempre esenti da contraddizioni, di mantenere il primato della communitas, dell'ordine sociale all'interno dello Stato nazionale. Destrutturare lo Stato nazionale è servito per l'ottica, per la logica illogica neoliberale, per neutralizzare la politica, per neutralizzare la residua egemonia politica sull'economia. L'euro esattamente a questo è servito. Destrutturare i vecchi stati europei sostituendoli con la moneta unica, cioè con il potere degli economisti, in grado appunto di rispondere non più al potere sovrano degli stati, ma tale da dover rispondere invece al potere dell'economia stessa, che io variando la formula di Carl Schmitt chiamo il nomos dell'economia, a sottolinearle l'assolutezza. L'euro questo ha fatto, esattamente questo. L'euro ha tolto d'un colpo i diritti sociali conquistati sul campo tramite lotte di classe, tramite lotte hegelianamente per il riconoscimento del lavoro servile, no? In un colpo tutto quello che era stato conquistato è stato rimosso, no? Sempre in nome della necessità sistemica, del ce lo chiede l'Europa, del non ci sono alternative, no? C'è un filo rosso che collega le politiche neoliberali dal teorema della Thatcher, there is no alternative, alla parola chiave della Merkel, alternativlos, no? Essere senza alternative. Questa è la politica liberale funzionale alla sovranità dell'economia.
alla sovranità dell'economia. Questa è la funzione fondamentale dell'euro e delle tragedie sociali che continua a secernere a propria immagine e somiglianza. A me piace utilizzare, quando parlo di queste tragedie sociali, l'espressione che utilizzava Hegel nell'Ottocento, che pure ovviamente non aveva vissuto le tragedie dell'euro, ma che aveva già capito una cosa, che se l'economia viene abbandonata a se stessa e non è più sussunta sotto il primato della politica e del governo statale, che la pone cioè in funzione dei bisogni della comunità, allora l'economia si assolutizza e genera quelle che Hegel chiama, con un'espressione magnifica, le tragedie nell'etico. Quante tragedie nell'etico si stanno riproducendo tutte uguali nell'odierna eurocrazia? Il popolo greco ridotto alla fame, e presto sarà anche il turno di quello italiano, se rimaniamo in questo progetto criminale blandamente chiamato Europa, e che più opportunamente sarebbe definibile come eurocrazia. Questo è il punto. L'euro è, potremmo dire, la forma quintessenziale della violenza capitalistica, la quale è una violenza di tipo economico. Non dimentichiamoci questo: col capitalismo la violenza tende a diventare una categoria economica immanente. Uso questa espressione desumendola dal filosofo Lukács. Non è un caso che, come ben sappiamo, il capitalismo, nella sua autorappresentazione, potremmo dire con Schopenhauer, il capitalismo come volontà e rappresentazione, presenti sempre la volontà come episodio di singoli atomi impazziti, il pazzo di Oslo o quello che ha sparato davanti a Palazzo Chigi, o come un episodio puramente passato, le montagne di cadaveri dei Gulag o di Auschwitz. Mai come un fenomeno realmente esistente nella società e identificantesi di più con la società stessa. La violenza economica che non dice il suo nome, non firma i crimini. A chi dobbiamo in fondo dire grazie per i crimini che vengono perpetrati oggi dal Fondo Monetario Internazionale, dalle banche europee e così via, no? Io dico sempre in maniera volutamente provocatoria, sia chiaro, che almeno Hitler firmava i suoi crimini, no? Sappiamo che quei crimini, efferati, terribili, osceni, irripetibili, li ha prodotti Hitler, ci metteva la faccia. Oggi invece l'economia della globalizzazione dell'euro ha questa prerogativa: rende invisibile il carnefice quanto la vittima, li rende invisibili all'opinione pubblica, allo sguardo dei media, potremmo dire. Per cui bisogna fare attenzione. Io non credo che ci sia la mano invisibile del mercato, potremmo dire che la mano invisibile del mercato tale proprio perché non esiste in verità. Ma al di là di questo, l'unica mano invisibile che c'è ed è ben operativa è quella della violenza economica, che non si vede se non nei suoi effetti catastrofici. Questo è l'euro oggi, un processo artatamente governato dalle politiche neoliberali, che non se ne assumono le responsabilità, ma sempre le scaricano di nuovo sui processi sistemici, sui movimenti tellurici della globalizzazione. Ma in realtà sono politiche artatamente governate, sempre in nome della deregulation, dello smantellamento dei lacci e lacciuoli dei diritti sociali che impediscono la privatizzazione integrale, cioè corrispondono esattamente a una politica che non ha il coraggio né l'onestà di mostrarsi a viso aperto. Mi spingo anzi a dire che tutta la gran retorica oggi circolante sulla cosiddetta crisi deve essere smascherata per quello che è. Qui appunto c'è l'importanza, secondo me, imprescindibile di uno sguardo filosofico, tale cioè da smascherare le ideologie e la falsità organizzata del sistema, diremmo con Marx e con la scuola di Francoforte. Perché appunto la cosiddetta crisi non è un fenomeno transeunte all'interno del tardo capitalismo, non è un incidente di percorso. Perché? Perché per un verso il capitalismo, vuoi anche l'euro e l'eurocrazia, è costantemente in crisi, è costantemente tale da produrre miseria, sfruttamento e di più. La contraddizione capitalistica è quella per cui la ricchezza ha come base necessaria l'impoverimento e la miseria per una parte dell'umanità. Il progresso ha come condizione di sviluppo la deemancipazione e il regresso per parte della società umana, primo. E secondo, la cosiddetta crisi. La cosiddetta crisi, che in greco è una parola che rimanda al verbo crino, che ha più significati che stanno insieme, potremmo dire, no? Rimanda all'idea del decidere, rimanda all'idea del seguire
separare anche, no? La crisi è una grandiosa scissione della comunità che subisce la spinta centrifuga del movimento dell'economico, potremmo anche dire. Ebbene, la crisi è artatamente governata dalle politiche neoliberali. La crisi è, diremmo foucaultianamente, un processo di governamentalizzazione delle nostre esistenze, coerente con la logica neoliberale, perché appunto si impone agli individui la crisi, cioè la situazione emergenziale, per far passare misure e provvedimenti vissuti come se fossero senza alternative, di vitale importanza, o questo o la morte, e così via. Cioè per imporre una politica di austerità, di tagli dei finanziamenti e dei servizi pubblici, presentati non come scelte criminali delle politiche neoliberali, ma come necessità sistemiche indotte dalla situazione emergenziale. Questo è il punto. L'aveva capito bene, tra gli altri, Michel Foucault, che in quel suo bellissimo corso sulla nascita della biopolitica diceva testualmente che la massima del neoliberalismo è la seguente: vivere pericolosamente, cioè appunto imporre l'emergenzialità, il pericolo, il rischio come massima di vita, in modo tale da poter imporre agli individui, non tramite la violenza politica, la pistola puntata alla tempia o il lager, ma appunto tramite quella condizione per cui si sottraggono le possibilità e si impone la necessità sistemica come se fosse un senza alternative e non una scelta deliberata dalle politiche neoliberali. Questo è l'odierno processo dell'odierna crisi su cui l'euro procede e si sviluppa. E parlate, parlate, Spesso, quando tratta di Europa, euro e in generale del capitalismo, lei dipinge le politiche di austerity come una nuova forma di violenza, una violenza economica. Può spiegarci cosa l'ha portata a questa conclusione? sì, per farla breve, io penso, ma non solo io in verità, già Marx aveva perfettamente messo a fuoco questo problema. Io penso che un capitalismo funzionante a pieno regime non avrebbe bisogno di ricorrere alla violenza nelle sue forme politiche del tipo nazismo, fascismo e così via. Un capitalismo funzionante a pieno regime dovrebbe funzionare appunto sulla base della sua cifra, cioè della violenza economica. Il capitalismo a buon gioco oggi a condannare tutte le forme di violenza del passato, dai gulag, dai lager e così via, fuorché le cose internali del mercato che esso stesso produce a propria immagine e somiglianza. Potremmo anzi dire che la cifra della violenza capitalistica è, come già dicevo prima, una violenza di tipo economico, una violenza che si basa sulla sottrazione di possibilità alternative, imponendo agli individui scelte non perché siano imposte in maniera violenta con quella che Foucault chiamava l'estetica dei supplizi, ma perché vengono negate alternative. Vengono negate alternative. Il fatto che l'eurocrazia odierna, che della logica neoliberale e del capitalismo può essere inteso come un prodotto a tutti gli effetti legittimo e totalmente coerente, non produca le montagne di cadaveri di Auschwitz, non vuol dire che i cadaveri non ci siano, semplicemente sono invisibili. Sono invisibili nel senso che vengono prodotti un po' alla volta, tramite licenziamenti, tagli, innalzamenti dell'età pensionabile, rimozione dei servizi sociali e così via, spesso costringendo gli individui stessi a togliersi la vita. Questo è uno scenario di ordinaria postmodernità a cui siamo abituati nelle nostre metropoli ed è bene insistervi. Il capitalismo esercita la sua violenza tipica tramite quella che si può definire una actio in distanza, cioè un'azione in distanza, a distanza. Già Marx aveva capito questa logica quando, studiando la vita di fabbrica, diceva testualmente nel primo libro del Capitale che mentre l'antico schiavo era legato al suo padrone da catene materiali che rendevano evidente la dipendenza stessa dello schiavo al padrone, il salariato è invece legato al suo padrone, la classe capitalista, da fila invisibili che nascondono a un tempo stesso la schiavitù e il padronato, facendo apparire libero un rapporto che in realtà tale non è.
Ora, io credo che questa descrizione, magnificamente tratteggiata da Marx nello studio di quello che lui chiama il laboratorio segreto della produzione capitalistica, permetta di decifrare tout court il paesaggio capitalistico neoliberale in cui siamo, in cui tutti siamo legati da fila invisibili che rendono invisibile lo stesso assoggettamento a cui siamo vincolati, no? Teoricamente possiamo fare tutto, non c'è nessuna legge che ci impedisca di fare ciò che vorremmo fare. Salvo poi il fatto che le condizioni economiche sono tali da imporci dei limiti macroscopici, anzi, forse ancora più radicali di quelli di epoche del passato. Questo per dire che appunto la violenza capitalistica è una violenza economica difficilmente percepibile. E questo crea anche problemi, crea anche dei problemi nell'individuazione del nemico, potremmo dire. Non solo perché, come ricordavo, il neoliberalismo agisce con una violenza che non mostra il suo volto, non firma i suoi crimini, a differenza dei totalitarismi del passato. E anche quello liberale è un totalitarismo, come ho cercato di mettere in luce in alcuni miei lavori. Ma poi anche il fatto che questa violenza venga esercitata in maniera nascosta, sempre occultando il proprio volto, determina il fatto che manchi una risposta da parte degli offesi. Manca una risposta da parte degli esclusi, che spesso finiscono per convincersi di essere liberi nel mondo che invece li vede schiavi. Questo è il grande paradosso del sistema capitalistico, in cui ogni pancia vuota dovrebbe essere un voto e un argomento a favore del comunismo. E poi invece capita che gli stessi che patiscono quotidianamente sulla loro carne viva le contraddizioni sempre più esiziali del sistema capitalistico siano essi stessi quelli che lo difendono. Qui mi vengono in mente due immagini che mi piace rievocare, che sono quella della servitù volontaria, che è tipica del nostro tempo, no? Servi volontari, che pensano di essere liberi nell'atto stesso in cui sono servi e che accettano di continuare ad essere servi purché sia loro garantito quel minimo di benessere o comunque di piacere che la civiltà super edonistica contemporanea garantisce. E l'altra immagine è quella archetipica della filosofia, la caverna di Platone, in cui quando colui che si è liberato e ha contemplato la realtà giusta, quale dovrebbe essere, il cosiddetto mondo delle idee che sta fuori dalla caverna, ridiscende nella caverna per liberare i propri vecchi compagni di prigionia, non riceve consensi e approvazione, ma viene anzi messo a morte dagli stessi schiavi che lui vorrebbe liberare, no? È la grande vicenda di Socrate, ma è anche la grande vicenda di chi oggi prova a mostrare le contraddizioni del capitalismo e la schiavitù di tipo economico su cui esso si regge, no? Quando Marx parlava degli operai del suo tempo, usava l'espressione Lohnsklaven, che vuol dire schiavi del salario, che è un'espressione efficace. Forse ancora più di quella che Marx usa in molti altri casi, operai, no? L'arbeiter, il lavoratore, l'operaio. Lohnsklaven indica appunto coloro che sono schiavi salariati. Oggi le nostre metropoli pullulano di queste figure, no? Precari, call center, badanti, tutte figure apparentemente libere e uguali a tutte le altre, ma poi coartate dalla loro situazione economica a fare ciò che se fossero realmente liberi mai farebbero. A meno che non ci si racconti che uno scelga effettivamente in maniera libera di rispondere per 10 ore di fila a un centralino telefonico. Una domanda legata all'attualità. Secondo l'economista Giulio Sapelli, esiste una dicotomia di poteri forti, che non sono più destra e sinistra, bensì potere finanziario e industria della guerra, più tradizionalista, con forti interessi e in una certa misura sganciato dalla finanza stessa. Secondo lei, questi rigurgiti periodici di attacchi e di guerre imperialiste a cui abbiamo assistito e a cui stiamo assistendo, possono in qualche misura rappresentare la via che ha l'industria della guerra di presentare il proprio conto rispetto alla finanza? Sì, questo modo di impostare il problema mi sembra plausibile, e potrebbe essere accettato. Io personalmente ho tuttavia un'altra spiegazione, che è la seguente. Prima dicevo che il capitalismo funzionante a pieno regime di fatto non ha bisogno più della coercizione politica e della violenza nella sua forma tradizionale dell'estetica dei supplizi, no? Perché appunto si regge esattamente
su un impadronimento delle anime ancora prima che dei corpi. Cioè non c'è il bisogno di coartare i corpi a fare una cosa quando le loro anime sono già conquistate dal capitale e accettano passivamente, senza ritorno di fiamma rossa, ciò che il capitale impone. Ed è la situazione oggi purtroppo dominante su tutto il giro d'orizzonte in Europa, in cui vengono fatti oggetto di violenza verbale solo per ora, per fortuna, non già i banchieri, la finanza, ma coloro che propongono di uscire dall'euro e di ritornare al garantimento dello Stato sociale. E tuttavia il capitale torna a grondare sangue dalla testa ai piedi, come dice Marx, quando incontra delle resistenze lungo il proprio cammino, quando cioè si imbatte in popoli e stati che non si piegano alla forma merce, che non si piegano alla globalizzazione. Questo è il pudico nome che abbiamo dato oggi all'imperialismo, no? L'imperialismo detto pudicamente globalizzazione, che vuol dire di fatto l'imposizione al mondo intero del codice della forma merce e della libertà declinata come libertà neoliberale. E allora abbiamo dei rigurgiti, ma che rigurgiti non sono, dei ritorni alla violenza nelle sue forme tradizionali. Questo è il punto fondamentale. Il capitalismo, quando può funzionare solo in forma economica, lo fa a pieno regime, Europa, eurocrazia, violenza economica, debito, credito e così via, in cui il vecchio ultimatum politico cede il passo all'ultimatum dello spread, 48 ore per adeguarsi ai ritmi della finanza, no? Il vecchio ultimatum politico ha cambiato forma, no? Non c'è più il carro armato, c'è lo spread. La Germania non aggredisce più i popoli col carro armato, ma lo fa con le ingiunzioni economiche. Questo è il punto, la violenza capitalista. Ma poi, quando incontra aree del mondo in cui vi è resistenza, il capitalismo torna a farsi politico. E qui allora sta l'apparente paradosso tipico del nostro tempo, che è quello per cui, per un verso, vengono dichiarati superati gli stati nazionali e primato del politico sull'economico, alla invece finanziarizzazione globale con rimozione del potere politico sull'economia. Questa è l'essenza della globalizzazione. E quando però appunto vi è la necessità di agire politicamente contro gli stati che resistono, allora l'economia torna a farsi politica e lo fa tramite l'impero statunitense. Gli Stati Uniti oggi, per un verso, non a caso proclamano illegittimi tutti gli stati che resistono alla globalizzazione e poi assolutizzano se stesso come unico stato legittimo, no? C'è il famoso discorso di Clinton del 97 in cui diceva che gli Stati Uniti sono l'unico stato e l'unico popolo indispensabili, no? Parole che dovrebbero far rabbrividire, no? E che permettono di capire le politiche a noi più vicine degli ultimi anni. Ciò detto, questo discorso permette di fare ampie divagazioni, mi limiterò a fare alcuni accenni. Dal 1989 siamo entrati nella quarta guerra mondiale. Le prime due tutti sanno quali sono, la terza è la guerra fredda, appunto secondo il principio cuius regio eius economia, no? Il conflitto, la guerra fredda che pure aveva i suoi punti caldi. E il quarto conflitto mondiale è quello che si apre all'indomani del crollo del colosso sovietico, quando cioè gli Stati Uniti, vincitori della guerra fredda, hanno dichiarato guerra a tutte le aree del mondo che non si piegano al suo dominio, cioè appunto gli stati che resistono. Questo ci permette di leggere quella serie interminabile di conflitti avviatisi all'indomani del crollo dell'Unione Sovietica. Iraq 91, Kosovo 99, poi l'Afghanistan, di nuovo l'Iraq, la Libia e adesso la Siria prossimamente. No, è sempre lo stesso dispositivo, no? Dove appunto, anche qui a livello di ideologia, è incredibile che sia sempre la stessa commedia che si ripete, no? C'è il dittatore terribile, nuovo Hitler, no? Milosevic, nuovo Hitler, Saddam, nuovo Hitler, Gheddafi, nuovo Hitler, e ora Assad, nuovo Hitler. Poi c'è il popolo mediaticamente unito che lotta contro il dittatore ma non riesce ad abbatterlo, e poi, dulcis in fundo, arriva l'intervento americano, il bombardamento etico, che libera il popolo e uccide in forme spesso grossolane e volgari il nuovo Hitler, Saddam Hussein e Gheddafi, no? Con un patetico coro mediatico a destra come a sinistra che inneggia l'operazione criminale.
Ora, la reductio ad Hitlerum, cioè la riduzione del dittatore di turno a nuovo Hitler, è ideologicamente ripugnante e al tempo stesso funzione espressiva del cosmo capitalistico contemporaneo. Perché ridurre a Hitler il dittatore di turno significa legittimare il modello Hiroshima. Dove c'è un Hitler, lì deve esserci un Hiroshima, lì deve esserci un bombardamento. Qui, questo punto ci costringerebbe a tornare sul fenomeno politicamente forse più importante di tutto il Novecento, che in una frase potremmo così compendiare. Ci siamo giustamente pentiti di Auschwitz e dei Gulag, ma non di Hiroshima e Nagasaki. Quello è il primo gesto della guerra fredda, l'ultimo gesto della seconda guerra mondiale e il primo gesto della guerra fredda. Cosa vuol dire che non ci siamo pentiti rispetto a Hiroshima? Vuol dire che può tornare a ripetersi nella storia, evidentemente, no? Ecco appunto la funzione di trovare sempre nuovi che rendano necessaria la riattivazione del modello Hiroshima, cioè il bombardamento etico come male necessario. Se vi sembra che sia eccessivo il mio discorso, esagerato, riguardatevi il discorso che fece qualche anno fa, lo trovate anche su internet, il segretario di Stato americano in riferimento ai bombardamenti dell'Iraq del 91, quando, lo fece questo discorso nel 96, mi pare, nel 96, quando intervistata dalla giornalista che timidamente le diceva: ma accidenti, 500.000 bambini morti in Iraq sono più che a Hiroshima, lei rispose testualmente: è un male necessario, ma ne valeva la pena. No? Ne valeva la pena. Ora, al di là del fatto che non può esistere con buona pace di costei un male che giustifichi l'uccisione di 500.000 bambini, il modello è sempre quello, no? Il male necessario. Questo è il punto fondamentale. Il capitalismo torna ad agire in maniera imperialistica, nella sua forma classica, tutte le volte che incontra delle resistenze. Oggi, gli unici a resistere nell'epoca in cui l'ideologia predica l'inutilità della resistenza, c'è anche un romanzo di qualche tempo fa, molto, ha avuto ovviamente grande successo, che si intitola Resistere non serve a niente, no? Un programma ideologico incredibile. Nell'epoca in cui ci inculcano questa ideologia per cui resistere non serve a niente, e mai come oggi c'è stata una indisponibilità degli offesi rispetto al conflitto, no? Il capitale, se non viene contrastato dal conflitto, si prende tutto, evidentemente, l'aveva già detto Marx, si prende totalmente la vita e il pensiero degli individui. Se non c'è il conflitto. Ebbene, in questo scenario disarmante di assenza del conflitto, vediamo invece all'orizzonte degli stati che confliggono, che contrastano il capitale. Ora, facendo tutti i distinguo del caso e senza mai giudicare in positivo la strutturazione interna di questi stati, che spesso sono deplorevoli, va riscontrato il fatto che resistono. E che quindi smentiscono il teorema del resistere non serve a nulla e svolgono in qualche modo a livello simbolico il ruolo di equivalente funzionale di senso rispetto al comunismo dei punti. Cioè ci insegnano che bisogna opporre resistenza al capitale anziché subirne passivamente gli attacchi. Ecco, è come se mettessero il piede nello stipite della porta prima che essa sia definitivamente chiusa e inizi quella che con la Turandot mi piace chiamare la lunga notte che non ha mattino. Marcuse diceva che l'universo totalitario della razionalità tecnologica era l'ultima incarnazione dell'idea di ragione. La tecnocrazia del turbocapitalismo finanziario odierno è forse un altro passo di tale percorso, oppure non è altro che l'ennesima prova della follia umana? Io penso che l'odierno turbocapitalismo della finanziarizzazione, quello che Gallino chiama il finance capitalismo, sia perfettamente coerente con la logica magistralmente tratteggiata in modo critico da Marcuse. Cioè, appunto, siamo sempre all'interno della ratio strumentale, cioè di quella ragione strumentale che è profondamente irrazionale in sé, ha come propria cifra l'irrazionalità. Ora, per tornare a un tema che già abbiamo affrontato, se tu continui a osservare questa irrazionalità dilagante tramite la ragione strumentale, se la continui a osservare con le lenti dell'economia, o avrebbe detto Hegel, dell'intelletto astratto, non ti accorgerai mai dell'irrazionalità su cui essa si fonda. E anzi, il capitalismo potrà apparirti, come appare non a caso ai teologi della globalizzazione dell'economia, come il non plus ultra della razionalità, no? Tutto è razionalità nel capitalismo.
la gestione delle imprese, dei profitti, la secolarizzazione su cui si fonda, l'abbandono delle vecchie verità metafisiche e così via. Se però invece hegelianamente guardiamo all'intero, ci accorgiamo che il capitalismo è il contrario di quello che pretende di essere, è l'esatto opposto, la sua essenza è opposta all'apparenza. Perché il capitalismo non è il luogo privilegiato del trionfo della razionalità, ma è il luogo invece della forma perversa di irrazionalità. L'irrazionalità, appunto, della ragione strumentale che tutto riconduce al valore e che il pensiero stesso riconduce a pensiero calcolante, in cui tutta la realtà è ridotta a quantità misurabile e scomponibile, in cui domina incontrastata quella ragione intimamente irrazionale che riduce tutto a merce circolante sul mercato. No? Oggi il paesaggio capitalistico, in particolare quello della finanza globale, è un processo in cui, per dirla con Marx, i morti dominano i vivi, in cui i titoli di borsa signoreggiano le nostre esistenze, in cui prestiamo un culto subdolo ai prodotti della nostra mano non più riconosciuti come tali, le merci, i prodotti finanziari e così via. Cioè, appunto, è qualcosa di intimamente irrazionale. È il compimento di quella, potremmo dire, di quella logica intimamente nichilistica che è coessenziale al capitalismo e che consiste nello svuotamento di ogni senso umano, di ogni progettualità volta a costruire un futuro migliore, un'ulteriorità nobilitante condivisa dall'umanità, e che sostituisce invece a questi nobili progetti il fine insensato e autoreferenziale della crescita smisurata, del sempre di più. Tutto va bene purché ce ne sia sempre di più. Sembra essere questo il tragico nucleo concettuale del nostro tempo. Marcuse l'aveva capito molto bene e aveva capito anche molto bene un'altra cosa. Nell'Uomo a una dimensione, nelle prime pagine, Marcuse dice che ogni volta che si offre la soluzione per rovesciare il sistema capitalistico, esso se ne avvale per rendere impossibile tale soluzione. Cosa vuol dire questo, traducendolo nel linguaggio dei nostri tempi? Significa che, appunto, se oggi io dire la base per reimporre il primato della politica sull'economia e quindi per reimporre il primato della volontà umana, della comunità, sui meccanismi oggi dispotici dell'economia abbandonata a se stessa, è evidente che il sistema capitalistico deve rendere questo impossibile. E lo fa presentando appunto l'Europa come un dogma intoccabile, presentando lo Stato come qualcosa di intimamente nazista o fascista, laddove uno può benissimo essere, ed è il mio caso ad esempio, favorevole al ritorno allo Stato nazionale e contrarissimo al nazismo e alle esperienze peggiori del Novecento, evidentemente. La logica capitalistica è sempre la stessa: demonizzare a priori ogni passione utopica, liquidare preventivamente ogni possibile esodo dal capitalismo, presentandolo come peggiore rispetto al capitalismo stesso. Per questo Marx viene oggi immancabilmente associato dalle logiche ideologiche al Gulag. Per questo lo Stato nazionale sovrano viene oggi immancabilmente associato al nazismo e al fascismo, laddove invece, ça va sans dire, bisogna riappropriarci di un Marx senza il Gulag e di uno Stato nazionale senza il nazismo. Cioè, appunto, dobbiamo riappropriarci. Questo dovrebbe essere, potremmo dire, l'orientamento teleologico e il fine operativo di un eventuale pa un partito comunitarista, e come piacerebbe chiamarlo così, il manifesto di un partito comunitarista che oggi ancora manca, se non è presente, se non in forma embrionale. Dovrebbe essere questo, la ricerca di un'umanità unitaria e in sé manifestantesi nella pluralità delle culture, delle lingue e dei modi di vivere e di essere. Vuoi anche nella forma della pluralità degli stati che si riconoscono come liberi uomini, cioè l'esatto opposto della globalizzazione e dell'eurocrazia che impone tramite forme economiche la sovranità di uno stato sugli altri, del mercato su tutto il resto, il dominio di un popolo sugli altri. Appunto, dovrebbe essere il sogno desto di questa ricerca di una universalizzazione alternativa alla globalizzazione oggi in atto, la ricerca di
un universale delle differenze, potremmo dire, e uso qui l'espressione molto bella che ha utilizzato Giacomo Marramao nei suoi scritti, cioè un universale che si basi sul riconoscimento della comune natura umana, che caratterizza ogni uomo in quanto tale, a differenza del colore della pelle, della lingua e delle origini, e che al tempo stesso sia rispettosa delle tradizioni, delle lingue e della pluralità delle espressioni, no? Questo è il punto fondamentale, pluralità nell'unità, e unità nella pluralità, che è l'esatto opposto della globalizzazione. La globalizzazione nega la pluralità se non nelle forme, sviluppandola nelle forme alienate, no? Pensiamo alle pubblicità che utilizzano come propria immagine la pluralità e il multiculturalismo, ma sempre riconducendolo al paradigma dell'homo consumens. Siamo tutti diversi per colore della pelle, per cultura, ma siamo tutti consumatori. Questa è la forma alienata dell'universalizzazione. L'universalizzazione reale dovrebbe basarsi, invece, dicevo, sulla comune natura umana e sul riconoscimento del diritto all'essere differenti e a manifestare la propria persona nella differenza delle culture e delle lingue. Oggi la globalizzazione, con questo concludo, la globalizzazione coincide con il folle progetto di imporre un'unica cultura al mondo intero, che è la cultura del consumo, dell'inglese operazionale dei mercati, della privatizzazione selvaggia di tutto, della forma merce come orizzonte unico in cui pensare il presente e progettare il futuro. Ora, ça va sans dire, non è un mistero per chi abbia una minima affinità con il discorso dialettico, non è un mistero che le culture per esistere devono essere al plurale. Dove c'è un'unica cultura non c'è cultura, c'è un unico modello che si contrabbanda come culturale, ma in realtà è un modello monocratico, potremmo dire. Questo è il paradigma alienante del nostro tempo che si manifesta in maniera particolarmente abominevole nel sistema eurocratico. Non c'è modo di farlo.